Ah, che bel mare che c'è stasera. Mare giusto per provare con jig. Primo lancio. Ah, comincia a tornare il caldo e con lui in teoria i predatori che tornano ad accostare. Quindi cheppie, qualche sgombro, aguglie ovvio. E perché no? Magari qualche serra, qualche serracchiotto. Eccola, botta subito. Aguglia sicuro. Bella la botta, stop. Eccola, sono aguglie, sicuro. Ancora. Bello, divertente. Se ci sono loro è divertente, anche se ormai le aguglie hanno un po' rotto il catto. Oh, eccolo. Non è un'aguglia, mi sa. Non è un'aguglia questa. No. Un'acciuga. Un sardò. Oh, un sardò mi prendi. Guarda che capita, è più spesso di quanto immagini. Giapponese. Guarda, guarda. Pensavo guarda, guarda. Ti prego. Non so se è, se è sporco questo. Vedi che ci stanno. Vedi che mangiano? Non lo sapevo, guarda, mai preso. Questi sono proprio predatori. Pensa tu, più grossa l'esca. E per prendere col jig, se ci vieni con l'atomica, sai quanti ne prendi? Ecco perché non vi sto mostrando video di pesca in mare ultimamente, perché quando mi va bene prendo pesci di questa taglia. Però qualche giorno fa finalmente la situazione si è sbloccata e sono riuscito a realizzare un piccolo sogno che avevo da tanto tempo. State a vedere. Proviamo pure oggi. Stavolta con il modello vecchio della Skimgen. Vediamo cosa ci riserva. Fanculo. Cosa sono? Porco miseria. C'è. Preso. Cos'è? Cavedano? Dentro il fiume. Speriamo non si slami. Oh oh! Non ci credo. Un cavedano col jig. Questa non m'era mai capitata. Un cavedano col jig. Cioè, vieni per pescare in mare, fai due lanci in fiume perché vedi un po' di bollate col jig. Certo che sti cavedani sono proprio voracissimi. Bello. Ora ci riproviamo. Spero di non cadere dentro al fiume. Che spettacolo. Cioè, in effetti un jig è qualsiasi cosa. Potrebbe anche essere una piccola alborella. Riprendiamo, magari ce ne saranno altri. Mi era già capitato top water di prenderlo un cavedano dalla foce di un fiume. In pratica venendo a pesca in mare avevo un'esca top water
l'ho lanciata in fiume e mi ha mangiato il cavallo. Eccolo! Eccolo! No! Ragazzi, è pazzesco! È pazzesco, sono voracissimi! Porca, assurdo! Questo è il giugulo jig da 10 grammi. Il fondale è molto basso qui davanti, per cui un giugulo recuperato velocemente è l'unica soluzione che vedo. Porca miseria, che cazzo era? Ha fatto paura. Sarà stata una carpa. Ultimo lancio, poi ritorno in mare. Basta cavedani. Sto periodo ne sto prendendo anche troppi. Però è l'unico pesce che collabora. Vengo in mare con i jig, faccio un lancio dentro, cavedano così, a caso. Ora però torniamo in mare. Che questo jig deve vedere anche un pesce di mare oggi, dai, facciamo il grande slam. Pesce di fiume e pesce di mare in una sola pescata. In mare niente, a dimostrazione del fatto che in questo periodo evidentemente devo prendere solo cavedani, se ci vogliamo fare, però sono molto divertenti, sono bei pesci. Se non ci fossero stati nemmeno loro questo periodo non so cosa avrei fatto, quindi non ci lamentiamo mai. Noi come sempre ci rivediamo alla prossima, ultimo lancio, ciao. Ce l'ho, all'ultimo lancio, incredibile, avevo spento la telecamera. Che pesce sarà? Non ci credo! All'ultimo lancio! Che pesce è? No! Una cheppia! Una cheppia! Non ci credo! Non ci credo! All'ultimo lancio! Con lo stesso jig con cui ho preso il cavedano, guardala! L'ho slamata qua! Vediamo se riesco a prenderla. Ragazzi, mi sta facendo penare, la voglio rilasciare, ma voglio anche farvela vedere. Ormai mi sono bagnato tutte le scarpe. Che bel pesce, un pesce protetto che va rilasciato con cura. Purtroppo non troverà il mare se continua così. Dai! Che penata! Eccola! Eccola qua! Che bella! Stesso jig, due pesci diversi. Io mi sono ormai bagnato tutte le scarpe. Ma lei la rilascio. Che spettacolo, all'ultimo lancio avevo spento la telecamera. A questo punto mi faccio altri lanci. Comunque è incredibile la magia dell'ultimo lancio. Adesso sono sicuro che faccio altri 20 lanci e non ne prendo manco una. Cioè sono riuscito a fare per la prima volta nella vita un pesce di mare e un pesce di fiume. Vabbè che le cheppie risalgono anche i fiumi, eh, in una stessa pescata con la stessa esca. Bello. Era un obiettivo che avevo, quindi ho raggiunto un altro obiettivo pescatorio personale. Adesso mi sa che è veramente l'ora di salutarci, per cui grazie per la visione. Iscrivetevi se non siete iscritti, io dovrò fare i conti con le mie scarpe bagnate tornando a casa, però è stato bello. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.